Allora, buongiorno a tutti, spero che si senta bene. Allora, torna alla rubrica dei banking. Un po' di tempo che manca, mi avevi promesso di farla ripartire, poi gli impegni con Liberi Oltre e con gli altri video mi hanno un pochino distratto, non che mancassero i temi sono sempre tanti, quelli dei banking è sempre un problema importante, forte, perché comunque non mancano le notizie che devono essere smentite o comunque corrette o riaggiustate. In questo caso ho deciso di tornare un pochino sull'onda emozionale perché un amico di Facebook mi ha fatto notare che qualche giorno fa il 6 aprile era una ricorrenza importante ed era una ricorrenza che riguardava una affermazione di Conte, allora ministro, primo ministro, anzi Presidente del Consiglio dei Ministri, diciamo va bene, che raccontava di decreti che avrebbero immesso nel sistema economico italiano una grande massa di liquidità. Di quei decreti, di quei miliardi, abbiamo in realtà visto poco, adesso spiegherò per quale motivo abbiamo visto poco e per quale motivo Conte sostanzialmente non diceva la verità o diceva delle inesattezze o faceva delle omissioni. La cosa importante perché comunque Giuseppe Conte è ancora un politico italiano che occupa un ruolo significativo, tra l'altro sta anche rimettendo in ordine quello che succede nella galassia 5 Stelle e probabilmente ce lo ritroveremo, anzi sicuramente ce lo ritroveremo come attore importante della politica italiana. Ancora una volta Conte dimostrava in quella dichiarazione, che adesso vi faccio vedere, come sia propenso a fare delle esagerazioni, delle iperbole e sostanzialmente anche a raccontare delle false notizie. Vi faccio vedere quello che diceva all'epoca e che mi ha scatenato un pochettino questo desiderio di fare un debunking. Debunking che peraltro avevo già fatto l'anno scorso, esattamente il giorno dopo questo tweet. Spiegando come nel decreto liquidità in realtà non ci fossero le cifre che lui enunciava. Adesso andremo un pochino nel dettaglio. Comunque, cosa diceva Conte? Il decreto di oggi era il decreto liquidità, quello che poi è stato pubblicato l'8 di aprile del 2020. Arrivano 400 miliardi di liquidità per le imprese, con il cui ritardo ne avevamo liberati altri 350 e la somma di queste due misure dava un risultato di 750 miliardi, quasi la metà del nostro PIL, diceva Giuseppe Conte. Lo Stato c'è, solite verbo, solita retorica contiana, e mette subito la sua potenza di fuoco nel motore dell'economia. Quando si rialza, l'Italia corre. Qua ci voleva una virgola, ma il nostro avvocato del popolo l'ha omessa. E allora, una cosa che io ho fatto già all'epoca, ripeto, il 7 di aprile, dopo questo tweet, era quella di spiegare in un post su Facebook come questi 400 miliardi in realtà non ci fossero. Ovvero si trattava di misure che ammontavano ad una certa cifra, dopo vediamo qual è, ma che non fossero direttamente economia o finanza immessa nell'economia. Si trattava di misure prevalentemente a leva che venivano liberate per poi consentire l'accesso agevolato da parte delle aziende ai prestiti bancari, fondamentalmente. Nella fattispecie, il decreto di liquidità si riferiva a una dotazione di 200, non 400 miliardi, attribuita a SACE. Ma i 200 miliardi non erano denaro sonante, erano semplicemente la capacità di SACE, con la copertura del GDP e quindi del MEF, di poter rilasciare garanzie pari a 200 miliardi. Ora vi rendete conto che una cosa è dire che si mettono in economia 400 miliardi o 200 miliardi, altra cosa è dire più correttamente che si mettono in piedi delle facilities che consentono ad un ente, ad una società privata, però a controllo pubblico, di prestare controgaranzie per quell'importo. In effetti la dotazione di SACE, nella fattispecie, era ben lontana dai 200 miliardi. SACE aveva una dotazione aggiuntiva di 2,5 miliardi. Poi per effetto leva, per effetto rilascio di garanzie e naturalmente per la copertura delle spalle forti dello Stato, si poteva arrivare fino a 200 miliardi di garanzie prestate al sistema economico italiano.
La cosa che mi interessava, oltre a questa, adesso vi faccio rivedere la presentazione che ho preparato, che poi magari metterò in linea, dove ho provato a raccogliere un pochettino tutto quello che è stato fatto dai decreti Conte, dai decreti del governo Conte. Allora, partiamo da questa slide che è una delle ultime. Questo qui è un documento, se riesco a farlo partire, eccolo qua. Dalla diapositiva corrente. Allora, questo qui è un documento che è circolato all'incirca verso la fine del mese di novembre, proprio fra i banchi del governo, dove si faceva un recap, dove il MEF faceva un recap di tutte le misure che erano state introdotte attraverso i vari decreti. Vedete che il decreto Cura Italia, ben lontano dall'essere di ammontare a 350 miliardi, quanto diceva Conte, in realtà ammontava a 20 miliardi. Queste sono parole del Ministero delle Finanze, di Gualtieri. Il decreto Cura Italia, il primo decreto di risposta al Covid attraverso tutta una serie di misure che poi andiamo a vedere velocemente nel dettaglio, ammontava a circa 20 miliardi, non a 350. Il decreto liquidità, quello a cui faceva riferimento Conte nel suo tweet, secondo il MEF, offriva ulteriori 400 miliardi di prestiti garantiti. Ora è tutto disponibile online, compresa naturalmente la versione ufficiale, quella pubblicata in Gazzetta. In realtà il decreto liquidità non offre 400 miliardi di prestiti garantiti, offre 200 miliardi di prestiti garantiti. Altra parte delle risorse sono contenute nell'articolato del decreto liquidità, sono mi pare una sessantina di pagine. Ma dire che ci sono 400 miliardi che vengono immessi nel sistema attraverso la garanzia su prestiti è una enorme forzatura quando non ancora. Ripeto, SACE, che è il principale attore incaricato dal governo di rilasciare garanzie, ha la possibilità, tramite il decreto di liquidità del 6 aprile 2020, di fornire garanzie per 200 miliardi e non per 400. Poi c'è stato il decreto di rilancio, che è un decreto corposo, è quello che intende immettere liquidità nel sistema, anche attraverso pagamenti diretti, e vale, lo dice il MEF, 55 miliardi. C'è il decreto d'agosto, un altro scostamento di bilancio che era stato ottenuto dal Parlamento per 25 miliardi, poi il decreto semplificazione che consente di sbloccare 200 miliardi di opere, ma che non immette nel sistema denaro, ma consente attraverso una rivisitazione delle procedure, avrebbe consentito, perché in realtà i 200 miliardi non sono ancora stati sbloccati, avrebbe consentito di sbloccare cantieri già approvati per 200 miliardi, e poi il decreto di ristori 1, 2, 3, 4 per un ammontare complessivo di 19 miliardi. Totale di queste misure che non si, come dicevo, non sono misure di finanza in senso stretto, non sono misure che trasferiscono risorse dall'amministrazione centrale al sistema produttivo, e il totale è 619 miliardi. Quindi ben lontano, questo durante tutto l'anno, ben lontano dunque da quei 700 miliardi che aveva raccontato Conte. Andiamo a vedere un pochino che cosa prevedono questi decreti. Io mi sono concentrato sui primi tre. Questo più che altro per far vedere come la retorica spesso sia fuorviante, spesso racconti una realtà che non esiste nelle carte. Allora, facciamo di nuovo condivisione dello schermo e vi faccio vedere da qui. Allora, il primo decreto è quello Cura Italia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020. Leggiamo un po' di voce soltanto per capire che cosa significa emettere un decreto e se questi decreti e queste risorse stanziate, qui si tratta tutte di risorse quasi tutte quante a debito, e infatti poi nell'articolo finale, 126, quello delle disposizioni finanziarie, autorizzava il governo a chiedere indebitamento. Quindi ho elencato un po' di voci, ci sono tu quasi tutte, non tutte, ma ci sono quasi tutte. Come vedete, si tratta spesso di risorse che non sono trasferimenti effettivi, cioè non si tratta di prendere una risorsa dalla pubblica amministrazione e trasferirle o ad un'amministrazione
periferica o direttamente alle imprese. Ci sono dei finanziamenti oppure dei rifinanziamenti di fondi già in essere, come per esempio quello per gli straordinari del personale sanitario, che viene aumentato di 250 milioni per l'anno 2020. Altra cosa molto importante, nei decreti si troverà sempre lo stanziamento per l'anno corrente 2020 e per gli anni a venire. Quindi quello che faceva probabilmente Conte era quello di sommare gli stanziamenti previsti in un arco temporale relativamente lungo, almeno di un triennio. In realtà, se si vuole valutare in modo puntuale, in modo aderente alla realtà, quelle che sono state le misure adottate durante la pandemia, bisognerebbe prendere in considerazione soprattutto lo stanziamento per il 2020. Quindi qui leggete pure requisizioni immobili di 150 milioni, arruolamento medici infermieri a miseria di 13 milioni 750, e poi abbiamo visto come su questo abbiamo scontato ritardo. Basta vedere come nata e come si è sviluppata a rilento la campagna vaccinale o comunque la risposta sanitaria all'emergenza Covid. Andiamo avanti. Ammortizzatori sociali, una cifra interessante, 1 miliardo e 347 milioni. Poi ci sono voci francamente abbastanza singolari come i contributi al babysitting, 30 milioni. Indennità stagionali per il turismo 103 milioni, sto girando un pochettino. Ecco, questo è un trasferimento vero e proprio. Indennità lavoratori autonomi 2 miliardi 160. Questa è quella misura che prevedeva, attraverso l'iscrizione del portale dell'INPS, per i lavoratori autonomi la possibilità di ricevere un sostegno economico pari a 600 euro. Vi ricordate tutta la polemica che c'è stata perché non si riusciva ad accedere, c'erano problemi con l'accesso tramite SPID o tramite CNS, il sito INPS andò spesso in crash perché non si riusciva ad accedere, poi le cose sono migliorate naturalmente. Questo decreto Cura Italia prevedeva 600 euro erogati a quei lavoratori che ne avessero diritto, poi con il successivo decreto rilancio i 600 euro sono diventati 1000. Comunque, come vedete, si tratta di misure che spesso poco hanno a che fare con il trasferimento diretto all'economia. Io non dico che non siano state stanziate misure, anche se poi l'ammontare totale lo andiamo a vedere attraverso i saldi di bilancio. Dico soltanto che la retorica contiana è una retorica fuorviante quando non addirittura completamente falsa. In questa tabella avevo proprio all'epoca fatto recap delle misure che consentivano di essere denominate come trasferimenti diretti o indiretti all'economia e, escluse le voci credito d'imposta e sussidi per i lavoratori dello spettacolo soggetti a SIAE, quel decreto valeva 7 miliardi e 10 milioni. Non poco in assoluto, ma sicuramente una cifra molto lontana da quella che era stata sbandierata il 6 di aprile da Conte. Poi ci fu il decreto liquidità, che ho riassunto in questo modo. Il decreto liquidità, che all'articolo 1 prevedeva appunto questa possibilità riservata a SACE attraverso diverse misure con diverse declinazioni di rilascio di garanzie a favore di imprese. E questa misura, questa dotazione, o meglio, questa capacità di prestare garanzie da parte di SACE valeva 200 miliardi e non 400 miliardi. Qui dentro si trova un pochino di tutto. Per esempio, si trovano le misure previste a favore delle piccole e medie imprese che erano sostanzialmente gratuite, perché la garanzia SACE poteva essere rilasciata gratuitamente, mentre per le grandi imprese rilasciate queste garanzie a tassi di mercato. Ora, ben venga che ci sia un ombrello, come dire, pubblico in una fase di emergenza così drammatica. Però da qui a dire che non, per esempio, come fu detto, che non c'erano dei costi, anche questo lo ricordavo in un post dell'epoca, del 7 di aprile, c'erano dei costi che, anzi, ve lo leggo, visto che abbiamo il doppio PC.
Si diceva che, se riesco, perché si è bloccato. Aspetta un attimo. Vabbè, se è bloccato non ve lo posso leggere. Comunque, c'erano dei costi previsti che andavano dai 25 basis points ai 150 basis points per il rilascio delle garanzie. Quindi le grandi imprese che avessero voluto accedere a queste forme di garanzia sull'indebitamento avrebbero dovuto comunque pagare a SACE, come peraltro è anche giusto, un caricamento per la garanzia. Andiamo avanti. A maggio poi arriva il decreto rilancio, stesso schema, stessa struttura del primo decreto Cura Italia, con rifinanziamenti di fondi già previsti, per esempio il Fondo Sanitario Nazionale che viene rifinanziato con 500 milioni aggiuntivi, il Fondo per le esigenze indifferibili rifinanziato con 800 milioni aggiuntivi, eccetera, eccetera, eccetera. Grande novità del decreto rilancio è l'ingresso, diciamo, in forze, più di quanto già non sia, della Cassa Depositi e Prestiti dell'economia. Cioè la Cassa Depositi e Prestiti attraverso il decreto rilancio veniva autorizzata a fare raccolta per 44 miliardi per poter costituire le consistenze che l'avrebbero consentito di fare poi quell'attività di ingresso nel capitale delle società che poi sta avvenendo. Si tratta in questo caso di finanziamento diretto? No, non si tratta di finanziamento diretto, si tratta di autorizzazione rilasciata dal MEF alla Cassa Depositi e Prestiti per poter fare raccolta, per poi utilizzare i soldi della raccolta fino a 44 miliardi per dare sostegno diretto alle aziende in crisi o comunque considerate meritevoli di salvataggi o di sostegno economico. Poi ci sono rifinanziamenti, come vedete, il fondo di garanzia ai sensi della 662 per 3 miliardi 950, il fondo di garanzia del MEF che viene rifinanziato per 1 miliardo e 7, eccetera, eccetera, eccetera. Fondi prima casa, cioè denaro diretto alle famiglie, ben poca roba, 100 milioni di euro. C'è 1 miliardo che è la parte di contribuzione del governo italiano al fondo europeo Shore, quello che poi ci ha consentito di creare una dotazione di 27,8 miliardi per sostenere la cassa integrazione. E questo è molto importante, perché questo si tratta fondamentalmente di almeno da un punto di vista contabile, si tratta di una spesa. Cioè, l'Italia contribuiva al fondo Shore tramite il decreto rilancio per 1 miliardo di euro. Quindi soldi che vanno all'Europa, che l'Europa ci restituisce attraverso un prestito, e che ci ha restituito tranche, e credo che anche adesso, che tra l'altro adesso le tranche siano anche terminate, quindi ci è stato completato il piano di sostegno. Dunque, siamo persi. Questo l'abbiamo visto, questo qui l'abbiamo visto altrettanto. Ma allora andiamo ai saldi. Andiamo ai saldi, che è la cosa più importante. Conte dice 750 miliardi messi nel motore dell'economia, la potenza di fuoco vale 750 miliardi. Se andiamo a vedere i saldi di finanza pubblica, che poi sono quelli che ci raccontano il dato aggregato puntuale di che cosa è avvenuto, abbiamo, come dire, il debunking autoevidente dell'affermazione di Conte. Il deficit 2020 è stato pari al 10,8%. Sono 178 miliardi. Lira più, lira meno. Euro più, euro. 178 miliardi. Se avessimo fatto, perché noi siamo in deficit strutturale da molto tempo, praticamente da sempre, se avessimo fatto un'immissione di denaro, di finanza fresca, nel sistema economico è evidente che questo dato sarebbe stato enormemente più grande. Tanto per fare un esempio, un parallelo, una comparazione con uno Stato che si trova in condizioni economiche decisamente più solide delle nostre, la Germania ha fatto due decreti per complessivi 200 miliardi di
di denaro diretto alle imprese, alle famiglie e ai lavoratori autonomi. Noi invece abbiamo dovuto fare un ricorso attraverso la fiscalità, fatto perché spazio fiscale da Germania. L'Italia non ha spazio fiscale, deve ricorrere evidentemente all'indebitamento. Chiaramente non ha fatto indebitamento per 400, per 750 euro. È ricorso all'indebitamento. E tra l'altro, devo dire la verità, il MEF è stato anche abbastanza abile nel contenere questo indebitamento. Per 178 miliardi, dati estrapolati dall'Ufficio parlamentare di bilancio. 178 miliardi di indebitamento. Considerando le condizioni di partenza, ovvero che noi avevamo un indebitamento previsto in assenza di Covid di circa 29 miliardi, abbiamo fatto uno scassamento rispetto al previsto di 149 miliardi. Questa è la nuova finanza che è stata immessa sull'economia reale. 149 miliardi. Il debito aggiuntivo, debito pubblico aggiuntivo che abbiamo fatto nel 2020 è 192 miliardi. Ora possiamo prendere sia l'una identità contabile che l'altra identità contabile. Preferibile prendere quello relativo allo scostamento rispetto all'indebitamento. Quindi 149 miliardi. Questa è la somma di tutte le misure messe in campo dal governo Conte 2 per sostenere l'economia. Sono poche, sono molte, non spetta nel giudizio. Quello che so per certo è che i 750 miliardi raccontati da Conte in quel tweet del 6 aprile non ci sono. Non è colpa di Conte, cioè nel senso che non è che non ci sono per colpa di Conte, ma è piuttosto Conte che, come spesso gli è successo e come spesso gli accade, immagino gli accadrà ancora domani, è, come dire, un uomo tendente all'iperbole, tendente all'esagerazione. Ieri, guardando il video, il bel video in diretta che ha fatto il nostro Fabio Lazzari insieme alla ministra Azzolina, mi è venuto in mente quando Conte e l'Azzolina stessa presentarono le misure per il sostegno alla scuola e Conte disse che il governo stanziava 7 miliardi per la scuola. Non era così, il giorno dopo fu smentito da Pagella Politica. I miliardi non erano 7, ma erano 2,9. Il numero 7, chissà da dove gli era venuto fuori, evidentemente gli sembrava più friendly, più sexy, più accattivante rispetto a 2,9, che magari è difficile da raccontare o da ricordare. Conte è così. Conte è uno che spesso e volentieri si lascia andare ad iperbole, ce ne sarebbero tantissime da raccontare. Quindi non è particolarmente affidabile. Ora non si deve richiedere ad un giurista necessariamente di conoscere come funziona, a mio avviso, la finanza pubblica. Sarebbe però il caso di chiedere ad un uomo politico che ha occupato un posto di tale rilievo e responsabilità almeno un po' di serietà istituzionale e non di propaganda politica, come invece è spesso indotto o indotto a fare. Un po' di serietà, un po' di serietà. Gli elettori non devono essere per forza presi in giro. Detto questo, credo di essere stato anche abbastanza veloce, quindi efficace. Chiudo qui. Presto tornerò con altri debunking, ne sto preparando un paio, poi compatibilmente con gli impegni di Liberi Oltre cercherò di metterli online. Intanto suggerite altri debunking, è sempre un piacere, cercherò di accontentare quelli che sono, diciamo, nelle mie competenze. Non mi chiedete cose che non c'entrano niente con quello che faccio o con quello che studio. Intanto vi ringrazio e a presto e alla prossima occasione. Ciao a tutti.